politica di parti, al di là di una possibile scomparsa a causa della posa dei sigilli della fabbrica di ceramica italiana, causata dalla situazione di difficoltà economiche della società in questione, non corre nessun rischio di emarginazione sia in campo nazionale che internazionale. Infatti, a conferma di ciò, nasce ufficialmente una nuova fabbrica proprio ieri mattina, scrive il nostro presidente Salvatore Ruggeri. Ho costituito la ceramica siciliana Ruggeri con sede legale in città in via Silva. L'azienda opererà in uno stabilimento sito in contrada Pontevecchio, che si estende per oltre 1000 metri quadri per un'altezza di 11 metri ed avrà punti di vendita a Taormina ed Isole Eolie. Inizialmente produrrà una linea per la Cruna per l'imbarcazione da diporto, impiegando circa 10 dipendenti, che cresceranno in relazione all'espansione del fatturato, che sarà destinata in larga parte ai mercati esteri. Fin qui la notizia, pubblicata in contemporanea dal Giornale di Sicilia, dalla Gazzetta del Sud e dai televisivi Telepatti e Omnia News, e che adesso, in super esclusiva per capire il perché di questa iniziativa, ci colleghiamo con quello che la sta portando avanti, ovvero con il pattese Salvatore Ruggeri, uno degli industriali più forti in Italia, tanto che con la sua Valve Italia è oggi il massimo produttore di valvole di ogni genere. La sua azienda, infatti, si collega per i primi 5 produttori mondiali, possiede 9 stabilimenti produttivi, 5 dei quali in Italia e gli altri in Cina, Canada, Algeria, uffici vendite in tutto il mondo, esporta il 95% del fatturato e i suoi prodotti sono installati in 105 posti. Inoltre, nel corso di questi anni, oltre a raggiungere questi prestigiosi successi, è stato insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro. Il 24 novembre del 2010 l'Università di Pavia ha conferito la laurea honoris causa in economia e gestione degli impegni. Infine, proprio nei giorni scorsi, ha vinto il prestigioso premio Imprenditore dell'Anno. Linea diretta in esclusiva con il presidente della Valve Italia, nonché il pattese Salvatore Ruggeri, che oggi ha dato questa splendida notizia, praticamente a patti, eventualmente la tradizione ceramistica non muore, e questo è il caso di dirlo più volte, in quanto che è sceso direttamente in campo con una nuova iniziativa, cioè quella di istituire una fabbrica in ceramica, inizialmente con 10 posti di lavoro. Prego. Cercare di, come dice, smuovere un po' le acque, cioè creare qualche nuova iniziativa in un periodo di crisi.
esclusiva. Grazie veramente da parte di Omnia News ed è tutto. Tutto sembrerebbe dunque bello, solo che ancora una volta, almeno a giudicare da qualche commento, pochi per la verità, registrati su internet, a simile iniziativa, non tramontare mai il detto che da sempre circola nella nostra città, e lo dico in siciliano, a patti non fare niente, a nulla fare niente, ma se cacca l'uno per caso fa qualcosa, tutti dichiarano un contro.